Partita purtroppo che non si è sbloccata, sfortuna, qualche errore di precisione magari. E cosa si sente di dire riguardo al Terza futuro? partita della settimana, normale che poi nel finale ci sarà un po' meno lucidità, era preventivabile, però devo dire bravi ragazzi per come l'hanno giocata, per come hanno provato a vincerla. Abbiamo avuto due o tre situazioni in primo tempo importanti per andare in vantaggio. Secondo tempo sicuramente potevamo e dovevamo fare qualcosa di più e di meglio, soprattutto negli ultimi 30 metri. Ho provato a giocare nel finale anche con due punte, e quindi, però ci portiamo a casa questo punto, ci portiamo a casa due partite senza aver preso gol, quindi note positive ce ne sono, c'è da lavorare, testa bassa come dico sempre, come ho detto ai ragazzi adesso, domani riposeranno e poi cominciamo la settimana di lavoro con entusiasmo, con voglia per provare ad andare a fare una partita importante a Fermo. E poi loro dopo quarto d'ora, 20 minuti, si sono messi a 5, adesso schiacciati, sono andati con un uomo in meno. E forse molto probabilmente c'è da migliorare, soprattutto quando incontriamo squadre chiuse, squadre che si difendono, a giocare più in verticale, a essere lucidi negli ultimi 20-25 metri, nei cross, nell'attacco alla porta. Tante volte sono state palle vaganti dentro e i nostri attaccanti. C'era poca presenza dentro l'area di rigore, quindi queste sono tutte cose da migliorare, ma ci arriveremo a farlo. Mister. Sì, superiorità numerica, come ho appena detto adesso, sicuramente ci credevano i ragazzi, c'è il rammarico da parte di tutti dentro lo spogliatoio per non aver vinto questa gara che sulla carta, per come si è messa, si poteva sicuramente fare gol e potevamo sbloccarla. Però io credo che bisogna sempre cercare e trovare situazioni positive anche quando non riesci a vincere. E le situazioni positive sono quelle di non aver preso gol, di aver lavorato bene dietro, in mezzo al campo, anche sulle seconde palle, queste palle che arrivavano sempre su vano, palle lunghe. E poi è normale, poi c'è da migliorare dalla metà campo in avanti, sulla lucidità, sull'ultimo passaggio, sui cross, sull'attacco alla porta. Questo c'è da lavorare. Ma prima di tutto bisogna riordinare un attimino la situazione a livello fisico, quindi al rientro, cioè dopo 3 partite in 8 giorni, ovviamente sarà una settimana da valutare con molta attenzione. Sono giocatori che hanno giocato tutte e 3 le partite dall'inizio, altri che hanno fatto minutaggio, quindi sicuramente ci sarà da fare lavoro fisico perché la prima settimana dopo tanto tempo che si può lavorare e poi andremo a curare situazioni, come ho appena detto, per poter migliorare dove siamo stati carenti questa serata. Avevo visto che comunque negli ultimi minuti erano un po' affaticati e ho provato a mettere forze fresche, nuove, e con Carlson, con Conti, e per cercare anche di avere il peso là davanti. Purtroppo però non si è riusciti a sbloccare la partita. Secondo me non è stata una partita difficile, abbiamo tenuto il gioco per tutta la partita, abbiamo creato tanto, siamo stati sfortunati sotto porta, però abbiamo fatto una buona partita aggressiva, non abbiamo rischiato niente, ci è mancato il gol, purtroppo dovevamo essere più cinici sotto porta, ma sono sicuro che ci rifaremo le prossime partite. Magari non abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Sì, anche quello, ma la superiorità numerica è venuta dagli ultimi 20 minuti, potevamo sicuramente fare meglio, potevamo creare di più. Come ho detto prima, abbiamo fatto la partita per 90 minuti, ce l'abbiamo messa tutta, è mancato solo il gol. Quello. Ma secondo me è solo un problema di essere più cattivi sotto porta, perché comunque abbiamo creato tanto, abbiamo messo tante palle gol. Più È nel mancata l'ultima l'ultimo primo che nel secondo tempo. mancato il fare gol. Invece la tua Però prestazione più nel come primo che nel secondo tempo. sì, abbiamo creato più al primo tempo che al secondo tempo, però anche al secondo tempo abbiamo creato tanto. Invece un giudizio sulla tua prestazione hai dato anche là, diciamo, all'espulsione della Pistoiese un bel lancio. Si può fare sempre meglio, io devo continuare
come, no, come sto facendo, ma ancora meglio. E per fare meglio bisogna lavorare duro in settimana, e come sto facendo, e spero piano piano di crescere con le prestazioni, perché sto sentendo comunque la fiducia del mister, la fiducia della società, e a me questo serve tanto per poi dimostrare in campo. Sicuramente ero nervoso quando ho tirato la punizione, perché so che potevo fare meglio e dovevo fare meglio. E poi ho sbagliato un passaggio e mi sono innervosito, ma è finita lì. Perché quando sbagli una cosa facile come il passaggio ti innervosisci, e che sai di non doverlo sbagliare. Provo bene entrambe le situazioni. Anche l'anno scorso ho fatto, diciamo, tutti i ruoli. Dove mi trovo più a mio agio è il play davanti alla difesa, però qualora il mister mi dovesse chiamare a giocare mezzala, mediana 2, io non ho problemi a interpretare. Purtroppo sì, perché come ho detto prima abbiamo tenuto il gioco per 90 minuti e ripeto, è mancato solo il gol. La settimana lavoreremo per essere più cattivi sotto porta, ma sono sicuro che con le partite che verranno dimostreremo che quando creiamo tanto sfrutteremo le occasioni.